Onorevole Melilla, questione Brioni arriva a Roma, alla Camera c'è stata una sua interrogazione al Ministero e tra qualche giorno ci sarà questo incontro. Sì, non solo un'interrogazione ma anche un intervento deciso presso i Ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro per le parti che coinvolgono questi ministeri in una vertenza difficile che ha un valore nazionale. Stiamo parlando di una delle più grandi fabbriche italiane nel sistema dell'alta moda, la Brioni, che nei suoi stabilimenti della provincia di Pescara dà occupazione a 1250 persone. La minaccia di 400 esuberi sarebbe un colpo mortale all'economia abruzzese e poi ha un risvolto sociale e umano di grandissimo rilievo, quindi bisogna mettere in atto ogni azione volta a mettere insieme le parti sociali, la proprietà, le organizzazioni dei lavoratori per individuare soluzioni condivise che siano in grado di fronteggiare la crisi di mercato e produttiva che attraversa questa importantissima azienda. Onorevole, purtroppo i problemi che attraversa oggi la Brioni sono problemi che riguardano tante aziende della nostra regione. Noi dobbiamo accompagnare questi processi ovviamente non difendendo le fabbriche decotte, ma cercando di dare a tutte le aziende quel sostegno che consenta loro di innovarsi sia rispetto ai processi produttivi che rispetto a quelli di innovazione tecnologica. E io penso che le istituzioni debbano stare al fianco delle aziende e dei lavoratori per trovare le soluzioni più opportune.